l'attacco alla scuola pubblica. L'attacco alla scuola pubblica che è inaccettabile, taglio di insegnanti, taglio di materie, taglio di orari, aumento del numero dei bambini, non arriveranno a 54, ma se si continua così, con il bisogno invece di avere un insegnamento più individualizzato, perché la classe è una comunità formata di bambini anche insieme agli italiani, un cinese, un arabo, un latinoamericano, e quindi il bisogno di individualizzare più, di creare un circolo virtuoso fra i bambini che non può essere fatto se li accumuliamo uno sull'altro. Il PIL dell'occhio dell'istituzione è la scuola di tutti, e questo è importante proprio perché tutte quelle che sono le cose che riguardano le scelte delle famiglie, come ci racconta sempre il nostro Presidente, sono quelle che spettano alla famiglia, quindi l'educazione religiosa c'è la famiglia, c'è la parrocchia. E il confronto è nella scuola e i bambini di diversa religione, di diversa credenza, figli di persone che non intendono prevaricare con un insegnamento già determinato, rimandano all'età più matura dei bambini, quindi come dire, tutta una serie di problemi che diventano non solo inconsistenti a un ragionamento lucido, ma diventano anche controproducenti, perché abbiamo veramente bisogno di essere tutti insieme dentro la gestione di una parità scolastica che non sia uniformità, che sia diritto di tutti, non diritto di tutti a essere livellati, diritto di tutti ad avere un insegnamento che consenta loro di crescere portando avanti una coscienza critica. E questo può avvenire soltanto nella scuola. Il PIL dell'occhio dell'istituzione è la scuola di tutti. E questo è importante proprio perché tutte quelle che sono le cose che riguardano le scelte delle famiglie, come ci racconta sempre il nostro Presidente, sono quelli che spettano alla famiglia, quindi l'educazione religiosa c'è la famiglia, c'è la parrocchia, il confronto è nella scuola e i bambini di diversa religione, di diversa credenza, figli di persone che non intendono prevaricare con un insegnamento già determinato, rimandano all'età più matura dei bambini, quindi come dire, tutta una serie di problemi che diventano non solo inconsistenti a un ragionamento lucido, ma diventano anche controproducenti, perché abbiamo veramente bisogno di essere tutti insieme dentro la gestione di una parità scolastica che non sia uniformità, che sia diritto di tutti, non diritto di tutti a essere livellati, diritto di tutti ad avere un insegnamento che consenta loro di crescere portando avanti una coscienza critica. E questo può avvenire soltanto nella scuola pubblica.